cioè, cos'è la tradizione? La tradizione è fare propri gli ideali, le motivazioni e i pensieri di chi ha preceduto, sentirli tu e continuarli. Bisogna andare al 24 marzo 1926, quando all'interno della UE di Brescia venne formato il gruppo leader Ugolino Ugolini. E sentiamo delle grida d'aiuto disperate per un inglese che ci dice che sul ponte che noi avevamo attraversato il mattino è crollato e con lui anche un suo amico. Ci spostiamo leggermente, molto in là con gli anni, ma nemmeno troppo, e sentiamo Franco che cosa ci racconta. Di amicizia, che passare il tempo insieme, questo era molto importante per creare lo spirito di gruppo. E durante questa spedizione, che è stata la prima e l'unica organizzata dal crew, abbiamo salito la cima della Luana Guasangate, 5.680 metri, la parete ovest del centro. Provammo a fare la salita con una bicorsa e un martello da ghiaccio, che avevamo scelto tra quelli che erano più i curvi. Io ho visto tutti i cambiamenti dal 1956-57 ad oggi, e ho servito per oltre 10 anni, faccio con me e ad altri compagni un'intensa attività alpinistica. Prediligiamo le mie storiche, come la quando noi Nivellini realizziamo che ci hanno lasciato qui con un capo ciascuno della stessa corda in mano. Voto lo zaino e ritrovo i ricordi di 3 giorni di sole, del divano in parete e dell'abbraccio in mezzo. Nello zaino c'è il membrane, ci sono le altre. È lo scavare con cui struttura penso io. Niente ansia la prestazione, neanche un po'. Un monumentino. È nato sulle basi di una falesia di roccia già esistente. E un grazie a Claudio Insertini per aver coordinato e preparato questa serata. Maestra è la montagna e noi, riferiva ai soci, siamo i suoi coadiutori, ovvero i suoi collaboratori. Come di poter utilizzare, leggetemi, l'appellativo di calze rosse e di potersi fregiare con questo nome, colleghi e osservazioni che vengono fatte.